Vasto incendio a San Fiore in una scuderia. Danni ingenti. Nel rogo muoiono due cavalli. Camion sbanda in autostrada e finisce su una recinzione. È successo questa mattina a pochi chilometri dallo svincolo di Palmanova in direzione Venezia. Muore dopo l'incidente. Il giudice del tribunale di Pordenone riapre il caso di Adriana Falcomer, la donna deceduta nel 2017, un mese dopo l'investimento. Seconda edizione del Pordenone International Film Festival. Quest'anno si parlerà di dipendenze con messaggi precisi rivolti ai giovani. Gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Avete appena sentito le notizie principali, i titoli che andremo poi ad approfondire nel corso del telegiornale del Nord-Est. In primo piano l'incendio che ha causato poi la morte di due cavalli, un incendio anche ad un'autorimessa nella pedemontana, ma sicuramente ci sarà modo e tempo per discutere anche di incidenti stradali, di un processo che si è riaperto dopo il caso che era stato sollevato anche dai media, un decesso che ha riguardato anche un religioso nel Goriziano, l'International Film di Pordenone che torna per la seconda edizione, oggi la presentazione, il tutto incentrato sui giovani e sulle dipendenze. A proposito di dipendenze, siamo anche usciti a realizzare un servizio relativo proprio alla presentazione di un libro, nel quale si parla proprio di alcol inteso come schiavitù dalla quale però è possibile uscire con grande forza di volontà. Poi non mancherà la parte politica e non mancherà anche il fatto che siamo una città sempre più all'avanguardia, anche dal punto di vista di iniziative che poi verranno realizzate. Domani, insomma, il secondo weekend del giardino in piazza 20 settembre a Pordenone e poi il rogo della Veccia. Il rogo della Veccia che torna ovviamente in città, torna lungo le rive del Noncello. Staremo poi a vedere effettivamente chi saranno i protagonisti di questa 47esima edizione. La domanda che abbiamo posto in edizione precedente: Gad Lerner, attentato sul bus, frutto dell'odio contro i migranti. Siete d'accordo? Sì, il 10% di voi, no, invece il restante 90%. Quindi la stragrande maggioranza di voi ha detto che assolutamente questo non è frutto dell'odio contro i migranti. E tornando sempre a parlare di questo episodio che stava per costare la vita a 51 ragazzini, fortunatamente è stato provvidenziale l'intervento, l'arrivo dei carabinieri, torniamo ancora a parlarne. Beh, perché ci sono sicuramente delle responsabilità che devono essere così in capo soltanto al conducente, al senegalese o anche all'azienda di trasporti di cui appunto lo stesso attentatore era dipendente. Beh, perché insomma il curriculum del personaggio in questione è piuttosto impegnativo. Insomma, ha una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, una sentenza per molestie sui minori. Quindi a questo punto noi insomma ci chiediamo, vabbè, lui ha tentato questa strage, ma come si fa a nascondere a un'azienda di trasporti di cui era dipendente una fedina penale sicuramente non proprio pulita? Ma soprattutto va perseguita a questo punto l'azienda di trasporti di cui era dipendente? Ricordiamo che ha tentato di bruciare vivi 51 ragazzini. Ce lo fate sapere come sempre se lo ritenete opportuno, SMS, WhatsApp, la nostra email, la diretta streaming, telepordenone.tv, Facebook ed Instagram, i nostri canali social per condividere le notizie, per commentarle, per commentare anche le domande che vi sottoponiamo e per riguardarvi anche i video che abbiamo già cominciato a proporvi da qualche giorno a questa parte, relativi a Viaggiando Insieme, il nuovo format. Oggi alle 18.15 è andato in onda la seconda puntata con questo bellissimo viaggio in India, tantissimi anche i messaggi che ci sono arrivati, uno in particolare da Gerardo. Insomma, grazie
davvero, perché vuol dire insomma che il programma viene visto e le persone sono contente di questo nuovo format amatoriale sui viaggi. Vi siete persi la puntata? Beh, la caricheremo tra breve, tra poco su Facebook, ma domani la riproporremo sempre sul nostro canale a partire dalle 13. Quindi vi siete persi questa bellissima puntata sui viaggi, domani vi sintonizzate su Telepordenone a partire dalle 13 e vi proporremo questo bellissimo viaggio fatto da due ragazzi in India. Questo ovviamente il contenuto, per la settimana prossima torneremo il martedì e il venerdì con altri viaggi che voi ci avete fornito. Continuate a mandarcene, perché poi potreste essere voi i fortunati vincitori di un bellissimo viaggio che vi sarà offerto da un'azienda a noi partner, che insomma ha messo in palio questo bellissimo viaggio. A breve poi insomma vi daremo anche delle delucidazioni in merito. Prima di aprire il telegiornale con un servizio, vi do un'ultimissima. Alle 16.47 i vigili del fuoco di Spilimbergo, come vedete anche in questa foto, sono usciti con due mezzi a Pinzano al Tagliamento in via 20 Settembre per spegnere un incendio di un garage adibito a ricovero di attrezzature agricole. All'interno erano stipati vari attrezzi come una moto zappa, un motocoltivatore, motoseghe, alcune taniche dissolventi, quindi pensate insomma... con la combustione cosa si sarebbe potuto verificare. L'opera di spegnimento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni ed impedire che l'incendio si propagasse agli stabili vicini. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Spilimbergo. Vasto incendio a Sanfiori in una scuderia, morti due cavalli. Sul posto per noi c'era Maurizio Pizzato. Un vasto incendio ha coinvolto oggi pomeriggio una scuderia a San Fior di Sotto, in via Macario dei Palù, nel quale due cavalli hanno perso la vita tra le fiamme. L'incendio, le cui cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Conegliano, che erano presenti sul posto, potrebbe essere stato causato dall'autocombustione del fieno o di un silos. Per poterlo domare è stato necessario l'intervento di più squadre dei pompieri provenienti da Conegliano, Vittorio Veneto, Sacile e Pordenone. Il fumo sprigionato dalle fiamme era visibile a chilometri di distanza. Coinvolte anche tre persone che sono rimaste intossicate nel tentativo di domare le fiamme e salvare gli altri cavalli. Per loro è stato necessario l'intervento del SUEM 118. Ingenti i danni riportati della struttura, che è stata completamente distrutta dalle fiamme. 6.50 di oggi, incidente stradale a Pasiano, la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone intervenuta proprio per un incidente stradale a Pasiano di Pordenone in Viale Meduna sulla nuova rotonda con tanto di sopraelevata. L'automobile proveniente da Pasiano è diretta a Pordenone e l'imboccare la rotonda, per causa che sono al vaglio della polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro uno dei piloni di cemento armato della sopraelevata. L'occupante è stato soccorso da personale medico del 118, giunto con un'ambulanza l'automedica. Il personale dei vigili del fuoco per parte sua ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto anche, come si diceva, per i rilievi di legge, una pattuglia della Polstrada. Si rovescia con il proprio mezzo pesante in A23, miracolosamente è uscito illeso. Il servizio. Una fuoriuscita autonoma e un violento frontale tra due auto, come documenta il filmato, accaduti nella prima parte della mattinata di oggi in provincia di Udine. Il primo sinistro alle 6 lungo la 23 in carreggiata sud tra lo snodo A4 A23 e Udine Nord. Il conducente di un mezzo pesante, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo nel fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine, la Polstrada e l'ambulanza. Estratto dalla cabina, l'autista è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita, nessun disagio per la circolazione. Il secondo invece a Dolignano, frazione del comune di San Giovanni a Natisone. Due auto, per cause di accertamento da parte degli agenti della polizia locale della UTI Natisone, si sono scontrate tra loro nei pressi dell'incrocio tra l'ex provinciale del Colio e via Corno. Per fortuna entrambi i conducenti, un imprenditore e una donna anziana, entrambi residenti a Corno di Rosazzo, non hanno riportato traumi. Solo la nonnina è stata trasportata al pronto soccorso di Cividale per accertamenti e dimessa nel primo pomeriggio. Sul luogo del sinistro hanno operato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale.
Muore dopo l'incidente, il giudice del Tribunale di Pordenone riapre il caso di Adriana Falcomer, la donna deceduta nel 2017, un mese esatto dopo l'investimento. Il giudice del Tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccin, ha disposto ulteriori indagini sul decesso di Adriana Falcomer, la donna di 67 anni, residente a Concordia Sagittaria, morta nel 2017, un mese dopo essere stata investita a Portogruaro. Il magistrato ha infatti accolto nei giorni scorsi l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM titolare del procedimento, restituendogli il fascicolo e concedendogli 3 mesi di tempo per approfondire gli accertamenti medico-legali sul caso. A comunicarlo è lo studio 3A a cui i familiari della vittima si sono affidati assieme all'avvocato Andrea Piccoli del Foro di Treviso. La signora Falcomer ricostruisce lo studio 3A. Venne investita il 5 gennaio del 2017 mentre attraversava la strada in via Veneto a Portogruaro da una Ford Fiesta. Venne trasportata in ospedale con un trauma cranico commotivo e dimessa poi l'11 gennaio. L'8 febbraio, a poco più di un mese di distanza dal sinistro, accusava un malore in casa e spirava. La procura di Pordenone aprì un procedimento penale indagando per omicidio stradale il conducente dell'auto investitrice, ordinandone il sequestro e disponendo l'esame autoptico sulla salma per chiarire le cause del decesso e se fosse collegato alle lesioni riportate dalla vittima nel sinistro. Dalla perizia autoptica si concludeva per una causa di morte dovuta a shock metaemorragico da rottura di aneurisma, ritenendo non sussistesse correlazione tra il decesso e l'incidente. E sulla base di questo il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione. Per nulla convinti da questa tesi, il marito e i figli della vittima, per far piena luce sui fatti, si sono affidati allo studio 3A e all'avvocato Andrea Piccoli, che ha presentato opposizione avvalendosi anche del contributo quale medico legale di parte del dottor Antonello Cirnelli. Il legale ha evidenziato una serie di lacune della consulenza tecnica, a cominciare dal fatto che non si sia poi proceduto ad un'approfondita indagine microscopica dei tessuti e del tratto di aorta interessato alla lesione. Osservazioni condivise dal giudice, che ha accolto l'opposizione, così come la richiesta dell'avvocato Piccoli di approfondire meglio gli accertamenti autoptici attraverso, si legge, l'esecuzione di una dettagliata indagine microscopica sui tessuti prelevati in zona arteria iliaca destra. Il dottor Piccin ha quindi ritrasmesso il fascicolo al sostituto procuratore, che avrà 3 mesi di tempo per questo supplemento di indagini. Deceduto a Gorizia, Monsignor Dino De Antoni, arcivescovo emerito della diocesi del Friuli Orientale. Il servizio. Un grave lutto ha colpito la Chiesa cristiano-cattolica del Nord-Est. Si è spento alle prime luci dell'alba a Gorizia, Sua Eminenza Monsignor Dino De Antoni, arcivescovo emerito dell'arcidiocesi di Gorizia. Nato a Chioggia il 12 luglio del 1936, ultimo genito di 12 figli, viene ordinato sacerdote il 23 ottobre del 1960, insegnante nel locale seminario e successivamente cappellano dei pescatori, vice rettore del seminario e parroco a Dolfina. Canonico penitenziere, promotore di giustizia del Tribunale Ecclesiastico Diocesano e di quello regionale del Triveneto, membro del Consiglio Presbiterale Diocesano, vicario episcopale per l'apostolato dei laici e assistente diocesano di Azione Cattolica nel 1977. Arciprete della cattedrale di Chioggia dal 1981, nel 1988 viene chiamato dal vescovo Sennen Corrà a ricoprire l'ufficio di vicario generale della diocesi di Chioggia, ufficio che gli viene confermato anche dai vescovi Alfredo Magarotto e Angelo Daniel. Ricopre l'incarico di amministratore diocesano nel 1989 e nel 1997. Consegue la laurea in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Nominato arcivescovo di Gorizia il 2 giugno del 1999, il 15 settembre dello stesso anno riceve l'ordinazione episcopale nella cattedrale di Chioggia dalle mani del vescovo Angelo Daniel, con consacranti l'arcivescovo Antonio Vitale Bonmarco e il vescovo Alfredo Mangarotto, alla presenza di 18 vescovi ed oltre 200 sacerdoti concelebranti. Il 28 giugno del 2012 è Papa Benedetto XVI ad accogliere la sua rinuncia, per raggiunti limiti d'età, al governo pastorale dell'arcidiocesi di Gorizia.
È stato assistente spirituale della sezione triveneta dell'Unitalsi. La morte, come detto, è avvenuta nella sua abitazione questa mattina di Gorizia, dopo una lunga malattia. I solenni funerali saranno celebrati lunedì 25 marzo alle 15:30 nella chiesa del Sacro Cuore a Gorizia. Torna, come avete già sentito, il Pordenone International Film Festival, il cosiddetto PIF, riflettori puntati sui giovani, in particolare sulle dipendenze. Questa è un'iniziativa a cui guardiamo con grandissimo interesse per la grande passione, per il grande successo che sta avendo. È un'iniziativa costruita con i giovani e per i giovani, che tratta temi mai banali, in questo caso quello delle dipendenze, che purtroppo è un tema che sta affrontando anche la nostra città. È un festival internazionale dove arrivano film da tutto quanto il mondo e arricchisce ulteriormente la base già vasta di iniziative culturali di questa città. Noi vogliamo puntare anche su questi appuntamenti culturali perché riteniamo che possano essere un'occasione sicuramente di crescita culturale, ma anche un'occasione per visitare la nostra città. Posso finalmente dirvi chi sarà il padrino della manifestazione? Michele Rosiello, l'attore dell'Isola di Pietro, di altre fiction Rai, poi ci sarà Paolo Sassanelli, Lenia D'Avenia, ma soprattutto ci saranno 156 film arrivati da 22 paesi di tutto il mondo, ne abbiamo selezionati 40 e quei 40 li faremo vedere ai giovani al mattino e al pomeriggio aperto a tutti. Workshop di recitazione, workshop di scrittura creativa faranno da corona all'interno del festival e daranno la possibilità a chi si vuole cimentare o nell'una o nell'altra pratica di venire. Sono aperti al pubblico e sono totalmente gratuiti. Alessandro, l'anno scorso bullismo, quest'anno dipendenze, soprattutto le droghe. Da che cosa parte questa convinzione nel proporre un festival proprio basato e improntato sulle dipendenze stesse? Ci siamo resi conto che era un tema molto forte e soprattutto stava tornando alla ribalta della nostra città e quindi ci siamo impegnati affinché si potesse parlare di questo argomento e prendere questo argomento per i capelli. Abbiamo ricevuto anche delle critiche perché comunque da persone che magari non la pensano come noi, ma questo non ci ferma, anzi ci dà la convinzione che forse siamo sulla strada giusta. Affronteremo il tema dell'indipendenza attraverso il linguaggio cinematografico, che è il linguaggio al quale oggi i nostri giovani sono più abituati ad apprendere ad ascoltare. Per noi, per il Comune di Pordenone, è un'occasione straordinaria per diffondere la nostra città attraverso l'energia dei giovani in tutto il mondo. Quindi una sensazione assolutamente positiva. Ecco, ci saranno dal 27 al 30 tantissime proiezioni di ragazzi sempre in primo piano e Pordenone che sarà al centro di questa manifestazione, anche dal punto di vista del ritorno della visibilità, anche dal punto di vista del ritorno turistico di nome Tappil, sicuramente una vetrina importante per la società. Cosa ne pensa? Pordenone è una città bellissima e noi questo lo vogliamo dire a gran voce, una città dalle mille opportunità, una città che in primis ha la cultura nel suo DNA. Turisticamente è multisettoriale e multiambito, la possibilità di vedere, di scoprire, di riscoprire gli angoli più belli e soprattutto demandare ai giovani, alla loro energia, come ho già detto, la possibilità di far conoscere in tutto il mondo queste bellezze. Il prefetto di Pordenone Maria Rosaria Maiorino e la presidente del sindacato provinciale Tabaccai di Pordenone Emanuela Schiavo in rappresentanza della Federazione Italiana Tabaccai hanno siglato questa mattina in prefettura Pordenone un protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità nelle tabaccherie della provincia. Il protocollo siglato quest'oggi che origina da un accordo in sede nazionale tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai ha lo scopo di avviare in ambito locale una collaborazione per implementare l'attività di prevenzione e contrasto degli atti criminosi e danni delle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza e l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. Il prefetto, nel sottolineare l'efficacia deterrente delle azioni previste dal protocollo, ha invitato gli esercenti del settore a segnalare tempestivamente agli organi di polizia qualsiasi circostanza anomala al fine di prevenire il compimento di atti illeciti e di valutare ulteriori suggerimenti per elevare la sicurezza
sicurezza degli esercizi. Al riguardo la Presidente Schiavo ha ringraziato il Prefetto e le Forze di Polizia per la disponibilità offerte e per l'intensa attività di prevenzione e repressione dei reati condotta quotidianamente senza risparmio di energie, assicurando che le iniziative proposte saranno diffuse capillarmente tra tutti gli associati in incontri appositamente dedicati. Ringrazio il dottor Emanuele Loperfido, assessore del comune di Pordenone, grazie ancora per essere con noi. Grazie a voi. Ha sentito, allora c'è molto movimento, soprattutto molto movimento attorno a questo PIF, questo Pordenone International Film Festival. L'anno scorso il bullismo, quest'anno le dipendenze, soprattutto le droghe. Pordenone è una città sicuramente non indenne a questo fenomeno, abbiamo dimostrato infatti che le forze di polizia sono spesso concentrate nei confronti dei fenomeni appunto di repressione. Emanuele Loperfido, come vede questa città, ma soprattutto come vede questo tipo di iniziative rivolte alle fasce più sensibili come quelle appunto dei giovani? Noi non possiamo che ringraziare coloro i quali con gli strumenti della propria professione affrontano queste tematiche che sono particolarmente importanti per noi amministratori, perché quando si affrontano delle tematiche così complesse bisogna affrontarle sotto tanti punti di vista. Il sottoscritto, essendo assessore con referato alle politiche per la sicurezza ed il commercio, ovviamente le guarda sotto alcune sfaccettature, però non possiamo negare, anzi assolutamente dobbiamo tenere in considerazione il fatto che queste argomentazioni, queste tematiche devono essere affrontate con lavoro di squadra, quindi affrontarle anche in forma pedagogica, in forma preventiva e poi quando serve c'è anche la parte, come dire, repressiva. Sappiamo benissimo che il problema delle dipendenze, soprattutto per quanto riguarda i giovani pordenonesi, è un tema delicato. Purtroppo ce l'hanno fatto notare gli organi di stampa con le operazioni di polizia fatte dalle forze dell'ordine locali, e per fortuna che ci sono state, se sono servite per aprire gli occhi di fronte ad una situazione che di solito magari è un po' borderline, che è sotterranea, naviga sotto traccia. Bene, ben vengano queste operazioni che evidenziano come a Pordenone non sia un'isola felice da questo punto di vista, e quindi è bene affrontare a 360 gradi le tematiche delle dipendenze in modo tale che si faccia capire ai ragazzi. Io ricordo un vecchio slogan di quando militavo nel movimento giovanile di Alleanza Nazionale, si diceva per esempio l'erba è roba da conigli, cioè iniziare sin da giovani a capire che ci sono dei valori sani e dei valori che non sono valori ma anzi sono disvalori e che è bene mettere da parte nel cassetto sin dal giovani per evitare che la propria gioventù venga bruciata da cattive abitudini. Ecco, anche a questo servono le amministrazioni. Parleremo anche di alcol dopo, perché anche quello purtroppo in noi. Certamente le dipendenze sono appunto coloro quali negano la libertà di un individuo di potersi esprimere al meglio. E quindi noi faremo di tutto per evitare che i nostri giovani cadano in queste dipendenze, e per fare questo dobbiamo appunto affrontare le tematiche con una collaborazione a 360 gradi con gli amministratori, con l'azienda sanitaria, i servizi sociali, anche i contributi che la Regione ci mette a disposizione. Su questo l'assessore Riccardi e anche l'assessore Rosolin tanto stanno facendo in collaborazione con il Comune di Pordenone, e quindi dobbiamo essere presenti proprio per pensare al nostro futuro, rendendo i nostri ragazzi protagonisti di quello che sarà la Pordenone del futuro. Assessore, parlava di contributi, proprio ieri abbiamo visto il servizio che avete deciso di destinare anche alle attività, le cosiddette botteghe di periferia. È così che si rilancia il commercio, laddove purtroppo insomma ci sono delle carenze e soprattutto c'è una lontananza dal cuore proprio della città. Guardi, amministrare è una cosa, per chi nutre passione per la politica, è una cosa bella, è una cosa appassionante, è una cosa che porta anche fatica. Devo dire che questa è stata una delle operazioni più soddisfacenti delle quali siamo più orgogliose, perché insieme agli uffici abbiamo detto, quando ci siamo insediati le indicazioni sono state, le priorità è negozi di vicinato, cosa possiamo fare? Prima di tutto abbiamo limitato il numero di metri quadri ancora autorizzabili sul territorio di Pordenone riguardanti i centri commerciali, e quindi abbiamo, come dire, limitato un rischio che sul nostro territorio è stato molto presente per tanti anni. Quindi limitando quei metri quadri autorizzabili abbiamo concentrato i metri quadri
che possono essere autorizzabili per il commercio in città, in centro città, e dopodiché abbiamo detto ok, adesso possiamo pensare anche all'attività di vicinato. L'attività di vicinato sono la bottega del quartiere, il macellaio sotto casa, il bar sotto casa, la merceria, quello che aggiusta le biciclette, quello che vende la frutta. Quelle persone che incontriamo appena scendiamo di casa e sono anche dei punti di riferimento dove, oltre ad andare per comprare qualcosa, ci si dà del tu, si conosce un po' il vivere anche della vita di quartiere. Ma possono essere anche le sentinelle, no? Sono appunto anche delle... conoscono la zona e certamente comunicano, interagiscono direttamente con perché parlando, conoscendosi, immediatamente si nota se c'è qualcosa che non va, se c'è una persona che ha bisogno di un aiuto. E allora ecco perché le abbiamo sovvenzionate e abbiamo rilasciato dei contributi, perché con questi semplici 100.000 euro messi a disposizione dei negozi di quartiere, prima di tutto abbiamo generato investimenti per 280.000 euro, quindi vuol dire che ci saranno 280.000 euro che verranno spesi sul nostro territorio per riqualificare l'attività commerciale, rilanciarla, mettere a posto magari l'insegna, comprare i frighi oppure impianti di condizionamento, tutte spese che sono certamente da fare per un'attività commerciale quando si vuole rinnovarla, ma che magari non essendo nel centro della città non tutti hanno la capacità di poter affrontare determinate spese. Allora abbiamo pensato a questa attività e devo dire che è stato molto piacevole rivivere anche quell'esperienza che soltanto una città delle dimensioni di Pordenone può regalare, ovvero essere contattati direttamente dalle attività commerciali per un ringraziamento. Ringraziamento perché in realtà siamo noi che dobbiamo ringraziarli per la loro presenza, pur non essendo magari nel fulcro del centro commerciale naturale che è il centro storico di Pordenone. Ecco perché pensiamo proprio anche di riproporlo per l'anno prossimo, perché magari ci saranno altre attività che, pur essendo in periferia, sono nevralgiche per quanto riguarda la nostra concezione di città-comunità e sono anche importanti perché appunto sono delle sentinelle, degli occhi in più delle istituzioni nei quartieri. Assessore, grazie davvero. Ringraziamo Emanuele Lo Perfido, assessore grazie del Comune di Pordenone, che tornerà con noi nei prossimi appuntamenti. Si parlava prima di Riccardo Riccardi, ha parlato oggi a Udine di finanziamenti per le aziende sanitarie. Poi avremo il dottor Massimo Crapis. Diciamo che la legge di stabilità ha consentito la disponibilità totale del consuntivo dell'anno precedente, quindi noi metteremo a disposizione, rispetto alla legge di stabilità della precedente legislatura, 80 milioni di euro in più, quindi contiamo che tutte le proiezioni ci portino ad avere un sistema sanitario non più in perdita. Sostanzialmente c'è un allineamento dei trasferimenti sui consuntivi a tutte le aziende, tranne che per l'azienda di Pordenone, alla quale noi aumentiamo circa 1.200.000 euro affidando più risorse a quella azienda che presenta performance buone anche a seguito della sua storia meno complessa rispetto alle altre aziende. L'utile del sistema potrà determinare un ulteriore elemento che io penso sia estremamente importante, quindi consentirà alle aziende di montare l'1% del valore salariale e quindi consentire alle aziende di riconoscere al personale a fine anno delle premialità che invece non erano state possibili lo scorso anno per effetto delle perdite dei bilanci delle aziende nel 2017. Quindi questo è un dato che io considero molto positivo. Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza il sistema e anche per vedere riconosciuto il valore del personale. Come anticipato torna nei nostri studi Massimo Crapis, il nostro dottore responsabile dell'unità operativa malattie infettive dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale. Grazie dottore per essere con Grazie noi. Grazie a voi. Allora, una domanda secca, l'influenza è passata, ci sono ancora casi, dobbiamo ancora stare con le antenne ben alte? L'influenza sta passando ma non è ancora passata, nel senso che il picco è ovviamente ben ampiamente passato, ormai quasi da un mese, ma è una curva, per cui adesso siamo nella fase calante della curva, ma qualche caso c'è. Purtroppo infatti c'è un caso che proprio oggi di una signora è finita in terapia intensiva a San Vito, è entrata ieri in medicina e poi purtroppo per delle complicanze respiratorie è stata trasferita in terapia intensiva e purtroppo gli esami appunto hanno confermato che ha un'influenza AH3, che diciamo non è l'H1N1 la famosa suina, ma l'altro ceppo circolante in questa stagione, è associata in realtà a una polmonite da pneumococco, che è un batterio che si associa, in effetti si può associare all'influenza.
Ecco, senta, com'è stata la stagione dal punto di vista dei contagi, delle influenze e per quanto riguarda la provincia di Pordenone c'è stato anche un decesso? Sì, purtroppo sì. Va detto però che, per esempio, rispetto all'anno scorso abbiamo avuto comunque un po' meno casi ed è un po' tutta la percezione anche dei dati della regione, per cui in effetti quest'anno non siamo stati costretti a chiudere gli interventi, eccetera, quindi siamo andati in sofferenza come ospedale, ovviamente ce la saremmo aspettati, ma non così tanta da non poter far fronte. Anche come casi gravi, noi siamo a, adesso non do un dato preciso, ma siamo a circa un 6-7 casi gravi, cioè gestiti in terapia intensiva, e anche questi sono in linea con l'atteso. Ecco, quindi diciamo che è stata una stagione influenzale nella media, tra virgolette, dove però questo non vuol dire banalizzare, vuol dire sottolineare che le stagioni influenzali nella media comportano potenziali decessi e potenziali casi gravi, perché per fortuna non ci sono stati altri decessi, però ricordo che due pazienti, uno peraltro relativamente giovane di 61 anni senza particolari comorbosità, è stato ricoverato in terapia intensiva per più di 3 settimane e comunque adesso è ancora in fase di riabilitazione, diciamo così, non è ancora a pieno delle sue funzionalità, e un altro un po' più anziano è uscito dalla terapia intensiva dopo 4 settimane con una tracheostomia, quindi diciamo con la necessità di un aiuto per poter respirare, quindi purtroppo questa è l'influenza, ecco, diciamo è un'influenza, chiamiamola normale, ecco, però dove il normale vuol dire questo. Dottore, lei parlava di una media, no? Non abbiamo né avuto né picchi preoccupanti né una situazione leggera. Merito dei vaccini, ha visto un'impennata da questo punto di vista o siamo ancora lontani da cosiddetta immunità di gregge? Siamo lontanissimi dall'immunità, diciamo che di gregge nell'influenza non è tecnicamente corretto parlare, ma diciamo, no, giusto, no, ma è giusto per spiegare un po' i concetti anche al pubblico, è più che altro di copertura adeguata. La copertura adeguata è fissata nel 75% purtroppo siamo ancora molto lontani, siamo all'incirca, lambiamo il 60% di vaccinati, che è ben più dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo chiuso sotto il 55%, però purtroppo siamo ancora lontani dal 75%. Poi dire se questo 5% in più ha consentito di avere un po' meno casi rispetto all'anno scorso, potenzialmente sì, però è sempre, diciamo, difficile dirlo. Sicuramente però ha direttore ha toccato l'aspetto più importante, nel senso che se volessimo ridurre questa normalità dell'influenza, quindi ridurre i casi di influenza, dovremmo cercare di arrivare il più possibile vicino a quella soglia del 75%. Ripeto, c'è ancora un gap del 15% che speriamo di colmare, anche grazie a voi per la diffusione di notizie, diciamo, da questo punto di vista, che servono a sensibilizzare la popolazione, e poi dall'altra parte, da parte di noi medici, per cercare di coinvolgere il più possibile e convincere il più possibile le persone a vaccinarsi. Dottore, lei proprio da tecnico, da esperto, da medico, come ha visto questa situazione a livello nazionale, questo balletto sulle vaccinazioni per quanto riguarda l'accesso poi nelle strutture scolastiche, perché insomma sono alla base poi dell'istruzione dei nostri bambini. Che situazione ha visto e soprattutto che situazione vede all'orizzonte? Noi poi anche prossimamente documenteremo di situazioni di mamme che hanno detto no, assolutamente, piuttosto me lo tengo a casa, rischiando ovviamente poi tutte le conseguenze che la legge prevede. Diciamo che è una situazione che è stata confusa, adesso è un po' meno confusa, però purtroppo qualche incomprensione, qualche problema comunque si è creato. Io l'ho detto altre volte, l'obbligatorietà, la reintroduzione dell'obbligatorietà la considero un male necessario, quindi sono in realtà d'accordo col fatto che si sia fatto un decreto di questo tipo, male perché non è mai bello costringere le persone, soprattutto in termini sanitari, perché poi non solo medico-legalmente, ma perché viene vissuto
da alcune persone solo perché obbligo viene vissuta come una cosa sbagliata, viene vissuta come una cosa da non fare proprio perché è obbligatoria, quindi non fa percepire bene la questione, però ripeto, era necessario per cercare di arrivare a incrementare, e questo l'abbiamo fatto perché in effetti le coperture adesso a livello di popolazione diciamo infantile sono vicino all'immunità di gregge, cioè vicino a quel 95%, lì sì è fondamentale ed è importante parlare di immunità di gregge, vuol dire, ricordiamo, no? Vuol dire proteggere quelli che non si sono potuti vaccinare, ovviamente poi nell'immunità di gregge si protegge anche chi non si è voluto vaccinare, ma sicuramente per noi è fondamentale quelli che non si possono vaccinare o quelli che perdono l'immunità da vaccino perché hanno delle malattie o hanno delle terapie che riducono il loro sistema immunitario, quindi diciamo sono realmente i più deboli dal punto di vista immunologico, quindi stiamo vicini ad arrivare a questo, e questo lo dobbiamo solo grazie al, diciamo, al decreto. Poi purtroppo la gestione politica del decreto, sulla quale non entro perché non è il mio campo, certo. Anche se lambisce poi alla fine nella sostanza il campo, la gestione politica sinceramente non è stata così lineare, non è stata così univoca. Ho parlato di balletto, perché bravo, prima una cosa, esatto. Poi l'altra, poi uno contraddice l'altro, poi il ministro dice ma no, ma si può una deroga, cioè, e questo non fa mai bene, bravo, esatto, perché poi in termini di opinione pubblica questo fa percepire come se, cioè, si offre il fianco a quella dietrologia sbagliata che si fa del ma chissà cosa c'è dietro il vaccino, che interessi, che non interessi, allora sembra che magari alcuni politici curino più quell'interesse e altri meno. Purtroppo invece i politici portano avanti spesso delle credenze e delle convinzioni personali che in altri ambiti sarà corretto ed è giusto e sacrosanto, in ambito scientifico non sono le convinzioni personali né degli scienziati né dei non esperti che possono fare diciamo i decreti eccetera, ma solo i dati e le cose e la statistica. Dottore, un'ultima domanda, un'ultima considerazione, abbiamo parlato di influenza, abbiamo parlato di vaccinazioni e tra poco comincerà ahimè il problema della zanzara tigre, abbiamo avuto anche la comunicazione dalla regione, le misure che appunto ha già comunicato alle varie strutture, ai sindaci o altro, che stagione prevediamo, ma soprattutto come difenderci nei limiti del possibile dalla cosiddetta zanzara tigre e dalle patologie che potrebbe portare, vedassi la West Nile virus. Diciamo che cosa ci attende se le previsioni del tempo sono un po' quelle che stiamo vedendo, cioè che la primavera di fatto realmente si anticipa, adesso siamo tecnicamente in primavera, però sembrerebbe che adesso il caldo arrivi, che è un po' prestino, consideriamo che l'inverno non è stato freddissimo, questo fa sì che è lecito pensare che ci sarà un discreto numero di zanzare, come ormai negli ultimi anni purtroppo siamo abituati ad avere. Ricordiamo che per correttezza sottolineiamo che zanzara tigre è un problema perché può determinare, può introdurre alcune patologie, in particolare la dengue e la chikungunya. West Nile però in realtà è legata alle Culex pipiens, che sono le altre zanzare, quelle comuni, tra virgolette, quelle marroncine, che circolano comunque, circolano entrambe. Dal punto di vista della West Nile è possibile, è lecito supporre che ci saranno di nuovo dei casi, perché non pensiamo che in inverno muoiano tutte le zanzare e poi se ne introducano delle nuove nella nuova stagione. Purtroppo c'è una continuità di zanzare, è lecito pensare che qualche zanzara mamma con dentro il virus e dentro anche le zanzare figlie ci sia dalla stagione scorsa e che quindi riprenda. Quindi come diciamo proteggersi? Non è facile proteggersi dalle zanzare, lo sappiamo tutti, sicuramente però dobbiamo sentirci tutti coinvolti, giuste le misure di disinfestazione che è giusto diciamo incrementare rispetto agli ultimi anni, perché gli ultimi anni non c'era quel problema della West Nile, invece diciamo da quest'anno che abbiamo la certezza che c'è stato, è giusto reincrementarle un po', anche tenendo conto comunque dell'ambiente. Dall'altra parte però dobbiamo considerare che le disinfestazioni non arriveranno mai nel sottovaso di casa nostra. Il sottovaso di casa nostra lo dobbiamo tenere a bada noi, la pozza a casa nostra, le aree in cui si possono accumulare l'acqua nei nostri giardini, nei nostri terrazzi, eccetera, sono quelle
quelli che servono alle zanzare per deporre le uova e poi perché le zanzare possano proliferare. Quindi tutti noi dobbiamo sentirci coinvolti in questo. E poi ci sono le misure di protezione individuale, i repellenti, l'utilizzo, diciamo, di vestiti chiari e lunghi per disincentivare, tra virgolette, le zanzare, gli zampironi, diciamo, gli disinfestanti ambientali, tutto che contribuisce a ridurre la presenza delle zanzare, certo non sarà quello che le ucciderà. Ne torneremo comunque a parlare. Intanto grazie a Massimo Crapis, responsabile dell'unità operativa malattie infettive per l'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, ma ci vedremo nei prossimi appuntamenti, perché si comincia a parlare di vacanze, soprattutto anche di vacanze all'estero, ecco magari come prevenire certi tipi di contagi e di malattie, anche per parlare poi di virus che si prendono appunto dalle da altre parti insomma, non entriamo nel merito, anche perché magari insomma qualcuno sta cenando, magari la maggior parte di voi sta cenando, non voglio rovinarvi la cena, ma ne parleremo sicuramente a tempo debito. Grazie ancora a Massimo Crapis per essere stato con noi. Siamo stati schiavi, storie di alcol e liberazione, di solidarietà e anche di condivisione. Questo almeno è il titolo dell'ultima opera letteraria dell'amico appunto Zanolin che abbiamo incontrato oggi pomeriggio. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione con lui, con un medico che cura gli alcolisti, ma anche con il direttore generale dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale. Per noi c'era Agnese Nascimben. È utile, direi quasi indispensabile, far conoscere a un numero molto elevato di persone le condizioni reali in cui vivono quanti abusano di alcol, quanti arrivano cioè a dipendere da questa sostanza, quali siano le malattie che sono legate all'abuso di alcol e quali siano le conseguenze sulle famiglie, quindi le conseguenze sociali di questo gravissimo fenomeno nella nostra provincia. Secondo lei l'alcol è ancora molto presente, si parla spesso di droga, a cosa porta l'abuso di alcol? La prima cosa che mi sento di dire è che per le interviste che abbiamo fatto, soprattutto fra i giovani, c'è un larghissimo abuso di alcol, veramente larghissimo, è preoccupante, addirittura si determinano condizioni in cui se si vuol far parte di certe compagnie, di certi giri, bisogna abusare di alcol. La seconda cosa che vedo è che non c'è nessun iato, nessuna interruzione di continuità fra quanti abusano di alcol e quanti poi assommano all'alcol anche altre cose, in particolare psicofarmaci e cocaina. Il primo bicchiere di vino, gli ultimi studi ce l'hanno detto già da tanti anni, comincia anche a 11 anni. Il problema è che poi continua con una modalità diversa del modo di bere, non è più il bere mediterraneo, il bere friulano, ma il bere per ubriacarsi, soprattutto tra i giovani, e questo è un problema. E secondo lei perché si inizia? Per una serie di fattori, diciamo che il problema è multifattoriale, ma in particolare perché la nostra è una cultura del bere, senza se e senza ma, e senza anche, tra l'altro, pensarci un momentino, forse qualche volta vale la pena pensare cosa stiamo facendo e cosa insegniamo ai nostri giovani. E come si fa invece a smettere? A smettere può essere facile se uno non è un professionista, se uno è un professionista allora è un po' più difficile, c'è bisogno dei servizi e c'è bisogno di un percorso importante da cominciare e da continuare. E quello dell'alcol è, insieme al fumo, il problema più importante in assoluto. Solo nel nostro territorio ogni anno muoiono 200 persone a causa dell'alcol, e questo è un dato importante. Troppe bevono troppo, troppe, soprattutto i giovani, bevono troppo nel fine settimana e troppe guidano assumendo alcol. È un problema importante di cui si parla troppo poco. E a livello di AS5 come fronteggiate questo problema? Innanzitutto con i nostri servizi, con importanti attività di prevenzione nelle scuole e con le associazioni tipo quelle di cui si presenta l'esperienza oggi, che sono fondamentali nel recupero sociale delle persone.
Ovviamente sono dati allarmanti che sono stati poi raccolti brillantemente dalla nostra Agnese Nascimbene. Parliamo di ospedale di Portogruaro, stiamo ragionando sull'ampliamento della struttura. La notizia è stata data oggi dal direttore generale delle ULS 4 del Veneto Orientale, Carlo Bremezza, nella giornata di presentazione del nuovo primario del pronto soccorso. Allora sentiamo le dichiarazioni del sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore. Con il sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore, una bella giornata oggi per la città perché arriva questo nuovo primario del pronto soccorso, sarebbe il direttore dell'unità operativa, insomma una professionista anche giovane che arriva da un'esperienza importante come quella dell'azienda ospedaliera di Padova e che di fatto dà uno slancio importante a questo pronto soccorso. Pronto soccorso che tra l'altro, notizia anche questa di oggi, c'è un progetto per un ampliamento dell'ospedale. Sì, beh, innanzitutto non posso che ringraziare la vincitrice del concorso che poi è stata individuata dall'ASL, dalla nostra ASL, per aver scelto la nostra città, aver scelto anche la nostra città per venire ad abitarci. Pronto soccorso, luogo di sempre stato di grandissima eccellenza per Portogruaro, nel quale si sono sempre avute, al quale si sono sempre avute risposte di grande qualità. Prima il dottor Bramezza parlava anche di ampliamento, di realizzazione di spazi per gli ambulatori. Questo si configura come ulteriore crescita per il nostro nosocomio che si sta strutturando come punto di attrattiva, come punto non di barriera contro i Friuli perché non ci sono barriere da fare, ma luogo nel quale i cittadini trovano risposte, i cittadini trovano accoglienze, i cittadini trovano anche quell'ambiente relazionale, affettivo e di empatia rispetto al quale non ci si può esimere, luogo nel quale vengono risolte sia problematiche mediche ma anche problematiche psicologiche collegate alla situazione medica. Quindi non posso che apprezzare ulteriormente quanto ha detto il dottor Bramezza circa l'ampliamento dell'ospedale, ha parlato sì di ampliamento della zona degli ambulatori ma ha parlato anche di un ulteriore ampliamento per la costruzione di un nuovo padiglione, di una nuova torre che ospiterà numerosi posti letto. Bene, quindi le promesse del presidente Zaia di 4 anni fa assolutamente, ma non avevamo dubbi, si stanno realizzando e non posso quindi che ringraziare la sanità veneta e nella persona del presidente Zaia per quanto sta succedendo a Portogruaro. Rimaniamo a parlare di sanità, lo facciamo andando in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Con Antonio Bertoncello continuiamo a parlare di sanità appunto, qualche commento Bertoncello anche in riferimento alla sanità un po' di tutto il Veneto orientale. Ma diciamo, ho appena seguito l'intervista rilasciata dal nostro sindaco. Non c'è dubbio che nel momento in cui si parla di ospedale di Portogruaro e si prevede ampliamenti non può che essere vista come una notizia positiva. Il problema è che noi continuiamo a assistere a continui annunci, a continue modifiche di strategie senza chiarezza né di risorse né di riorganizzazione. Come tutti ricorderanno, prima si parlava di ospedale unico, poi senza le risorse, senza una programmazione, si è parlato a lungo per distrarre, secondo me, l'opinione pubblica dell'ospedale nuovo. Recentemente il Consiglio regionale ha deliberato le schede, ma non si fa cenno dell'ospedale nuovo. Io credo che la Regione Veneto dovrebbe, prima ancora della conferenza di sindaci, chiarire le strategie sulla sanità del Veneto orientale, chiarire con quali risorse e poi coinvolgere la conferenza dei sindaci per trarne le opportune valutazioni e anche le eventuali proposte. Quando lei era sindaco, scusi Bertoncello, si parlava, non so se si ricorda, anzi lo ricorderà benissimo, di ospedale unico in quelle occasioni là. Sì. Si,
C'era il discorso del mantenimento dei tre ospedali, pare che insomma si vada verso questa direzione. Ma diciamo che si va verso questa direzione, però voglio dire, con tutte, ogni sei mesi si cambia strategia. Noi in quell'occasione, come conferenza di sindaci, non avevamo posto pregiudiziali sull'ospedale unico. Eravamo coinvolti solamente sulla sede dell'eventuale ospedale unico. Noi avevamo posto come priorità la soluzione e la risoluzione dei servizi di base e territoriali. Mi riferisco alla medicina di gruppo, mi riferisco alle RSA, mi riferisco a tutte quelle attività che sono sul territorio e che non intasano l'ospedale e danno un servizio ai cittadini. Per esempio, una cosa che non si riesce a capire perché c'è un silenzio assordante è il problema dell'RSA di Portogruaro. Portogruaro è l'unica RSA del Veneto orientale che la regione, anzi la S4, ha competenza. È passato parecchio tempo da quando l'ex sede dell'ospedale è stata ceduta a una società francese con l'obiettivo di costruire un RSA. Nel frattempo sono andate avanti l'RSA di Gruaro, sta quasi ultimandosi l'RSA di Cinto Caomaggiore, è partito quella di Eraclea, è partito quella di San Donà, si è ampliato San Michele e Caorle, silenzio assordante sull'RSA di Portogruaro. Io credo che, per esempio, oltre ai vari annunci che fanno, sarebbe bene che venisse da parte del direttore generale qualche comunicazione al riguardo, visto che i tempi sono già passati in modo abbondante. Grazie ad Antonio Bertoncello per essere stato con noi, Elina che può tornare a Pordenone. Gestione Servizi Mobilità SPA informa gli utenti di Fonzi, l'applicazione utilizzata a Pordenone per il pagamento della sosta con smartphone, che a breve riceveranno dalla società titolare dell'applicazione, l'Enis SRL, una comunicazione via mail di richiesta di modifica del contratto a seguito di sviluppi sostanziali del servizio. Questo è l'annuncio dato oggi dal presidente di GSM SPA, il dottor Antonio Consorti, che vedete tra altre cose in queste immagini. Nella sostanza, prossimamente, verrà introdotto agli utenti di Fonzi di tutta Italia un canone mensile minimo che verrà applicato solo a chi utilizzerà l'applicazione, facendo almeno un pagamento di sosta al mese. A seguito di questa richiesta unilaterale di modifica del contratto, gli utenti avranno la possibilità di recedere dal contratto stesso e dal servizio ed ottenere il riaccredito delle somme del loro borsellino. Al fine di agevolare il più possibile i cittadini, informa lo stesso Consorti, gestione servizi mobilità, non trovando almeno al momento sul mercato condizioni operative complessivamente migliori, sta valutando di introdurre nuovi sistemi e nuovi vantaggiosi servizi anche attraverso dispositivi allo studio con realtà locali allo scopo di favorire il pagamento della sosta con sistemi elettronici. Do il benvenuto, il ben ritrovato a Davide Vignandele, direttore di CIA del Friuli Occidentale, Confederazione Italiana Agricoltori. Grazie ancora direttore Buonasera, per essere con noi. Abbiamo parlato del grande successo, l'inaugurazione del giardino in piazza 20 settembre, successo ottenuto nello scorso fine settimana. Insomma, parliamo adesso del secondo fine settimana. Cosa ci dovremmo trovare di fronte? Niente, buonasera a tutti. Questo fine settimana ci sarà l'esposizione. Tanto vediamo già delle immagini realizzate oggi, no? Ci sarà un'esposizione statica di trattori d'epoca, ecco, macchine che hanno fatto la storia della nostra agricoltura, dell'agricoltura anche pordenonese. Ci sono pezzi, diciamo così, da collezione, sono macchine che oggi non lavorano più, ma che sono state recuperate. Qui voglio ringraziare veramente i collezionisti che si sono messi e si sono adoperati appunto per portarle in piazza Pordenone. Ringrazio anche l'amministrazione comunale perché dico è una mostra atipica in piazza Pordenone, però insomma sono macchine che poi alcune hanno fatto la storia anche della nostra Pordenone, ci sono dei pezzi delle famiglie patriarcali della Pordenone di un tempo e quindi sono macchine che oggi sono diciamo così all'interno di famiglie che hanno recuperato queste macchine qui, questi pezzi da collezione, e alcuni sono stati anche, come potete vedere dall'immagine, restaurati
E quindi sono stati posizionati da ieri pomeriggio, da oggi sono in piazza 20 settembre e durerà questa mostra fino a domenica sera, insomma poi lunedì verranno portate via, anche perché poi non si poteva lasciarle per tutta la durata del giardino, quindi insomma su questo devo ringraziare tutti. Un bellissimo colpo d'occhio, perché non capita tutti i giorni di vedere nel cuore di una città. Infatti questa è una mostra unica nel suo genere, proprio perché sono state portate nella nostra bellissima città di Pordenone, quindi di solito queste macchine qui si trovano all'interno di contesti un po' più rurali, magari in sagre paesane o quant'altro, quindi è una mostra un po' particolare, insomma, con macchine che hanno anche un certo valore, un certo prezzo. Ci sono macchine dal 1935 fino ad arrivare agli anni 50-60, insomma, per poi dopo, quando è arrivato l'avvento dei trattori, quelli poi gommati, quelli anche più moderni, insomma c'è qualche macchina in esposizione anche per far vedere quello che è il futuro, quindi la storia dell'agricoltura e poi il futuro, quindi le macchine cosiddette tradizionali, insomma, ecco, quindi... Poi vedevo anche le casette, quindi si prospetta questo un altro fine settimana, sì, questo fine settimana ci saranno gli agricoltori con i loro prodotti, quindi un fine settimana, poi domani in giornata, nel pomeriggio, ci saranno di nuovo i cavalli, quindi con la carrozza per chi vorrà fare magari un giro all'interno del centro cittadino, quindi insomma una città che deve vivere questo giardino è una città che deve tornare a riscoprire i valori e le tradizioni della nostra vita contadina, insomma, ecco, questo era un po' il legame messaggio che volevamo portare, ma il messaggio che poi volevamo dare anche ai giovani, a quella Pordenone, e vedevo anche tanti curiosi proprio ieri sera quando stavamo posizionando queste macchine, tanti curiosi, tante foto, perché non è proprio da tutti i giorni riscoprire queste macchine qui, ce ne sono anche proprio di bei pezzi da collezione, quindi... Ecco, tra l'altro, direttore, dopo le polemiche dell'inizio mi sembra che un po' tutti si siano messi d'accordo, abbiamo detto, beh, è un evento che un po' fa rivivere questa città, è un qualcosa che esula dai canoni tradizionali, perlomeno. Io dico è un evento un po' particolare, nel senso riportare queste macchine così, il mondo rurale, le tradizioni di quella Pordenone di un tempo, insomma, credo che, insomma, che le polemiche, quindi se riusciamo a portare in città tante persone anche nel fine settimana, penso che sia la vita di tutti, quindi anche dei commercianti, dei baristi e quant'altro, che possano poi avere anche un qualcosa in più all'interno della propria città, insomma questo era l'obiettivo e quello che è la nostra missione, non solo quella di fare azione sindacale, politica per gli interessi degli agricoltori, ma anche quelli di mettersi a disposizione di una propria comunità come organizzazione, perché dico, qui ci sono persone e ieri pomeriggio che ci sono messe a disposizione per trasportare queste macchine, perché non è semplice organizzare un evento di questo tipo, le macchine vanno caricate, scaricate, bisogna ricaricarle, trasportarle nelle case dei collezionisti, quindi dico, c'è anche tutto un lavoro di preparazione e riuscire a mettere assieme anche tutti questi collezionisti, che io veramente ringrazio, perché sono anche poi degli amici che mi hanno dato una mano a organizzare questo evento, ecco, perché poi se le spostavamo tutte non ci stavano neanche tutta in piazza 20 settembre, quindi abbiamo dovuto ricercare quei pezzi, diciamo così, d'autore, e quelle macchine proprio che hanno creato la vita contadina, insomma, per far capire poi come i nostri padri, i nostri nonni lavoravano un tempo, diciamo così, ecco, cioè, rispetto ai giorni d'oggi con le macchine tradizionali, quindi lì capite come si lavorava un tempo nella vita contadina, quindi non dimentichiamoci di quei tempi lì e rievochiamo queste tradizioni e questa cultura contadina, insomma, che poi... Domani saremo nuovamente presenti in piazza 20 settembre per documentare come si svolgerà questo secondo fine settimana, all'insegna proprio della riscoperta dei valori delle nostre tradizioni. Quindi io credo ci saremo e ci vedremo per commentare assieme questo tipo di iniziativa. Sì. Bene, grazie a voi, grazie alla vostra emittente, perché dico, questa è anche una passione poi che nasce dal cuore, ma che noi vogliamo trasmettere poi a tutti i cittadini, insomma, che io dico, sopportateci ancora per un po', ma però insomma vogliamo che la città viva questi momenti e nel ricordo anche di quella Pordenone di un tempo, non dimentichiamoci che siamo nati da lì, da quelle macchine lì, Pordenone prima di partire col grande progresso industriale è nata da lì, da queste radici e da queste campagne, da quelle macchine lì, insomma, ecco. Direttore, grazie, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Ancora grazie a Davide Vignandel, direttore della CIA della Friuli Occidentale. Grazie. Parliamo adesso, abbiamo intervistato l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, che è intervenuto a Udine parlando
dell'accordo di programma che prevede il collegamento tra la statale 13 Pontebana e la 23 tangenziale sud di Udine. Allora sentiamo le dichiarazioni nel prossimo servizio. Sono decenni, non anni, che si attende. Questo vuol dire che non si fa, ovviamente, apponendo solo questa firma l'opera, però è ripartito brutalmente l'iter e quindi abbiamo buone speranze che nei prossimi anni si arriva proprio alla prima posa della famosa pietra. Prossimi anni vuol dire che, se va ben tutto, siamo verso fine 2020, inizio 2021. Perché è importante quest'opera? Vabbè, perché toglie il traffico e quindi inquinamento e quindi sicurezza all'interno di ben quattro paesi, quindi Lestizza, Campoformino, Basigliano e Pasiano di Prato, e questo vuol dire un'opera buona e giusta. Si è parlato prima di iniziative, tra le iniziative compare sicuramente a Pordenone il processo e rogo della Veccia. Allora vediamo quest'anno quali saranno le tematiche che ironicamente verranno trattate. Oggi la conferenza stampa di presentazione, allora le interviste al presidente della Pro Pordenone, il nostro amico Pedicini, e all'assessore comunale Pietro Tropeano. Ma è come ormai da tradizione, è la 47esima edizione che si svolge questa rappresentazione in piazza, il giorno 27 del mese di marzo, mezza quaresima. Ci sarà questa rappresentazione in piazza 20 settembre, dove col testo di Arnaldo Grandi avremo la possibilità un po' così di ragionare, di pensare su quello che è stato l'anno passato. Ormai come da tradizione viene incolpata la Veccia di tutte le cose che sono state negative nell'anno passato e quindi poi col fuoco finale si va un po' così a concludere tutta l'iniziativa. Quindi il testo è già nelle edicole, anche la possibilità di poterlo avere nelle edicole della città, e poi si potrà poi seguire direttamente in piazza 20 settembre, il 27, mercoledì 27 marzo, quindi siamo parlava prossimi. Parlava del 2018, parlava di negatività, quali sono queste ma quest'anno, negatività? Quest'anno la Veccia è la vecchia, come ho detto, in giallo, riprende un po' quello che è il cambiamento, quello che sta succedendo un po' in Francia, quello che succede un po' in Italia. Un po' la Veccia rappresenta sempre quello che è il momento particolare delle fatti e di quello che sta succedendo e quindi riprende e ripercorre questa strada. Insomma. Un corteo che partirà da Piazza Municipio e successivamente? Alle 7 di sera il corteo con la Veccia, ma parte dal Piazza Municipio, farà un giro per la città e arriverà poi in Piazza 20 Settembre. Però già dal mattino c'è la presenza nelle scuole, nelle case di riposo, cioè la Veccia andrà in giro per la città già dal mattino, dove ha già programmato una serie di incontri presso le scuole d'infanzia, le scuole elementari, per far vedere anche i bambini, per renderli partecipi di questa tradizione cittadina. Una manifestazione che ormai è diventata una tradizione per la nostra città, una manifestazione che riveste un carattere veramente di apertura a 360 gradi su tutto quello che è accaduto nello scorso anno, una manifestazione che vuole essere un momento di allegria, un momento di anche di guardare un po' con ilarità le cose che sono successe, e grazie alla Pro Pordenone che continua a darci e a regalarci questo momento in compagnia dei cittadini. Io credo che questa manifestazione, come tante altre che vogliamo portare a Pordenone, sia in fondo l'espressione di una città che vive, di una città vitale che vuole rifarsi a quello che è la sua identità per portare avanti quello che sarà il suo futuro. Parliamo adesso di imprese culturali creative e le dichiarazioni quindi dell'assessore regionale Tiziana Gibelli. La Regione ha deciso di assumere anche il progetto SMART tra le varie iniziative che ha in corso, finanziate con Interreg o con PORFESR, fondi europei, sulle imprese culturali creative. Le imprese culturali e creative raggruppano praticamente tutto il mondo della creatività, anche quella industriale. Cioè andiamo dal design fino alla produzione dei video, passando in mezzo a tutto il resto. Quindi non stiamo parlando solo di imprese culturali che possano produrre
spettacolo, per capirci. Stiamo parlando di imprese culturali a tutto tondo. I famosi 360 gradi, io di solito mi limito a 180 perché così siamo in piano e si vede bene. Però, appunto, tutto il mondo che può proporre all'impresa e all'industria. SMART è un progetto che è stato pensato e strutturato proprio per favorire il confronto in prima battuta e poi l'incontro tra la creatività e l'impresa. C'è la volontà precisa di mettere in contatto, perché se i creativi se ne stanno per conto loro e non si confrontano con le esigenze dell'industria, difficilmente poi si riesce a trovare un punto di collegamento tra i due mondi. E invece fa bene ai giovani verificare subito se la propria idea può avere seguito o non può avere seguito, e fa bene confrontarsi invece con le esigenze al contrario. Le industrie rappresentano le loro esigenze al mondo creativo, per capire come ci può essere una collaborazione, un lavoro comune. Parliamo ancora di iniziative, abbiamo parlato di quelle che decolleranno a Pordenone, parliamo adesso delle iniziative che invece caratterizzeranno il fine settimana ad Azzano Decimo. Lo facciamo con l'assessore del comune proprio di Azzano Decimo stesso, Enrico Guin. Ben ritrovato. Grazie direttore, buonasera. Allora, ce ne parli pure, insomma, saranno fine settimana sicuramente impegnativi e anche grazie a questi appuntamenti Azzano rivive. Assolutamente sì, perché ad Azzano Decimo gli ultimi due weekend di marzo, quindi domani e domenica e il 30 e 31 marzo, ci saranno due manifestazioni che abbiamo patrocinato, che abbiamo dato la disponibilità e abbiamo dato un supporto anche tecnico. La prima è domani, 23-24 marzo, Azzano Colori e Sapori, dove la piazza diventerà così una vetrina. Vediamo anche la locandina. Esatto, Azzano diventerà una vetrina espositiva molto colorata e molto profumata, nel senso che ci saranno espositori alimentari provenienti da tutta Italia che porteranno i prodotti tipici dei loro territori. Ci sarà poi tutta una parte dedicata al verde, quindi alla parte dei giardini. E ci sarà lungo la piazza, quindi dalla rotonda centrale verso la chiesa, tutto quel mondo degli espositori che appartengono al piccolo artigianato, che così si dilettano, tra virgolette, a produrre degli oggetti fatti in proprio. Due giorni in cui molti negozi resteranno aperti, quindi un'occasione anche non solo per rivitalizzare e portare gente in piazza, ma anche per poter magari portare nuovi clienti anche ai negozi. Mentre il 30 e 31 marzo ci sarà Terra, Mani e Tradizioni, che invece è più una festa giovane, tra virgolette, nel senso che ci sarà tutta una parte dedicata allo street food, ci sarà una parte dedicata ai bambini con un'area dedicata esclusivamente a loro, e ci sarà sempre lungo la piazza, dalla rotonda verso la chiesa, tutto il mondo del piccolo artigianato e degli hobbisti. Due manifestazioni che quindi in due weekend vogliamo dare così un segnale importante come amministrazione comunale a quello che è il mondo delle iniziative alla vita lungo la piazza e nella piazza della nostra città. E approfitto anche per fare un invito che è martedì 26 alle 19.45 presso la sala consigliare del comune di Azzano Decimo. Ci sarà un incontro dedicato al mondo del commercio rispetto a quanto il comune di Azzano Decimo sta portando avanti con il nuovo piano regolatore generale. Un incontro che avrà la prospettiva di discutere con i tecnici, con i professionisti che stanno discutendo del nuovo piano regolatore, con il mondo commerciale, su una prospettiva medio-lunga. Quindi ragionare su come vogliamo impostare il mondo del commercio, in particolare del piccolo commercio, da qua a 10-15 anni. Quindi un ragionamento che va verso, con un'ottica non solo elettorale, non solo amministrativa, ma che guarda più in generale e quello che è il mondo del commercio tramite questo strumento urbanistico, amministrativo e tecnico, che è il piano regolatore, cercando quindi di portare beneficio e novità a tutto il territorio.
Rinnovo quindi l'invito per questo e il prossimo weekend per due importanti e nuove manifestazioni da Zona Decimo a tutti i telespettatori e a chi vorrà venire a farsi un giro nella nostra piazza. Sicuramente sarà un successo come sempre, grazie ad Enrico Guina, assessore del comune di Zona Decimo. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Andiamo in Veneto, dovremmo avere allora l'ospite di Alessio Conforti. Sì, con il sindaco di Cintocao Maggiore Gianluca Falcomer, perché il tema del passaggio al vicino Friuli Venezia Giulia e più in generale dei comuni di confine, insomma, sembra così per il momento essere stato accantonato. Però c'è ancora tanta gente, sindaco, che si chiede ma che fine ha fatto quel famoso referendum? Quando è che passeremo eventualmente in Friuli Venezia Giulia? Sempre che al giorno d'oggi magari il sentiment sia sempre quello. Lei il problema non è tanto il sentiment della popolazione quanto la politica nazionale, che assolutamente è stata inefficiente, non è stata in grado di dare una risposta precisa nonostante si fosse espressa la popolazione, le regioni. Sono passati ormai 12 anni, da 13 anni da quel referendum, onestamente diventa molto complicato dare una risposta precisa e sincera. Lei era un grande sostenitore. Esatto, beh, credo che la popolazione, come il 91.5% della popolazione. D'altro canto però questa cosa va compensata, nel senso che se non ci hanno dato ragione su un certo punto di vista, dall'altro dobbiamo essere compensati per questa situazione, diciamo, di confine. E proprio due settimane fa mi sono trovato con il ministro Stefani e con il sottosegretario all'economia Bitonci per trattare questo problema. E trattare questo problema significa effettivamente quella che può essere definita una pioggia di contributi. Contributi che saranno divisi nel 2019, 2020, 2021, si parla di un piano triennale, si parla sostanzialmente di un 15 milioni nel primo anno, 16 il secondo e 20 milioni nel terzo anno, saranno divisi ovviamente tra tutti i comuni di confine, sono stati esclusi però i comuni all'interno della provincia di Belluno, quindi questo significa che i contributi destinati ai nostri comuni sono sicuramente più sostanziosi. Sono contributi di investimento e di sviluppo che possiamo utilizzare sostanzialmente con una forte libertà di azione. Io dico che effettivamente come compensazione questo può stare... È un contentino, secondo lei? Voglio dire, il contentino economico non risolve mai i problemi, perché la lontananza dal capoluogo si fa sempre sentire. È quello il problema, no? Venezia è troppo distante, Pordenone magari è più vicina. Pordenone è più vicina, la sanità, sono tutti problemi. Guardiamo l'acqua, guardiamo la sanità, come i problemi della sanità al giorno d'oggi. Ci sono tante questioni che sono in piedi e che non saranno semplici contributi a risolvere, ma per quanto almeno concerne, diciamo, almeno una responsabilità compensativa, beh, questa almeno c'è stata riconosciuta e di questo abbiamo diritto. Portogruaro, che tra l'altro oggi ha annunciato un progetto per l'ampliamento dell'ospedale, che cosa ne pensa? Beh, chiaramente è un investimento importante per il territorio, sono delle situazioni che abbiamo sempre auspicato. La politica del Veneto orientale sulla sanità ha sempre vacillato rispetto alla possibilità di un ospedale unico, San Donà, Portogruaro, San Stino, Torre di Mosto, Ceggia. Ecco, in realtà la programmazione di questo tipo è molto pericolosa, perché non si capisce esattamente poi dove vanno investiti i contributi e insomma le tasse dei cittadini. Un ampliamento, beh, sempre ben accolto. Portogruaro è agli estremi della Regione Veneto, siamo all'ultimo avamposto sanitario della Regione Veneto, c'è la costa e poi c'è tutto un interland friulano sul quale la popolazione a Cinto si nasce, a San Vito al Tagliamento e a Pordenone. Abbiamo piantumato gli alberi nuovi nati proprio la settimana scorsa e quello che colpisce dall'elenco di a fianco il nome, il nome del comune di nascita, io credo al più della metà nascono a San Vito, una buona parte a Pordenone e veramente una rimanente piccola parte a Portogruaro. Questo sicuramente segna parecchio la storia del nostro territorio. Grazie Gianluca Falcomer per essere stato con noi, linea Pordenone. Vi lascio adesso con un servizio relativo al cambio al vertice della questura di Udine con tutte le novità. Ci segnalo anche che a San Vito al Tagliamento il pomeriggio c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto una donna in località Savorgnano, una donna che accidentalmente è finita contro le sbarre del passaggio a livello. Per fortuna tanta paura, ha evitato il blocco della circolazione. Questo ci comunicano i carabinieri e il comandante Luciano Summo. A seguire l'Osmer e la Borsa, tutte altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine, da quella del Veneto. La serata poi proseguirà all'insegna dell'informazione.
Dal 1 aprile cambio al comando della Questura di Udine. L'attuale questore Claudio Cracovia lascia il capoluogo friulano. Prenderà servizio ad Ancona come questore reggente. A suo posto arriverà Manuela De Bernardin Stadoan, attualmente dirigente del compartimento della Polfer per il Veneto e già vicario del questore di Pordenone. Prenderà il suo incarico la guida della questura di Udine. In polizia dal 1987 De Bernardin è originaria di Cortina d'Ampezzo, dove ha diretto per 10 anni il locale commissariato. Per 4 anni è stata dirigente della divisione anticrimine della questura di Venezia. Per il questore uscente, invece, Claudio Cracovia, 60 anni, di Trieste, il suo servizio è iniziato il 1 novembre 2014 a Udine, succedendo ad Antonio Tozzi, ma già dall'agosto 2008 al giugno 2010 aveva ricoperto il ruolo di vice questore vicario. Laureato in giurisprudenza all'Università di Udine, Cracovia presta servizio all'interno delle forze dell'ordine dal 1 aprile 1981. Buonasera a tutti. Situazione meteorologica improntata ancora al bel tempo per la presenza di un anticiclone, con residui correnti orientali che però vanno gradualmente attenuandosi. Ecco che domani avremo cielo sereno su tutta la regione, salvo qualche modesto nuvolamento temporale, ma di ben poco conto. Ancora borino al mattino su coste orientali, poi in giornata dovrebbe passare la brezza quantomeno sul mare. Temperature in aumento, minima intorno ai 4 gradi in pianura, intorno ai 10 sulla costa, massime fino a 20-22 in pianura, 16-18 lungo la costa, quindi direi piuttosto miti. Domenica ancora sereno, poco nuvoloso per qualche locale nuvolamento verso sera, ancora 20 di brezza e temperature in ulteriore aumento, 6-7 gradi in pianura, 10-12 sulla costa, massime sempre 16-18 sulla costa, fino a 23, forse 24 localmente sulla pianura. E breve peggioramento a partire da lunedì pomeriggio potrebbe esserci qualche precipitazione, qualche pioggia, un po' di bora in serata e un generale raffrescamento, però avrà vita breve perché già da martedì il tempo dovrebbe tornare a migliorare. Direi che è tutto, una buona serata. Finale d'ottava in sofferenza per Piazza Affari, l'indice FTSE MIB ha chiuso in netto calo con un meno 1,38%, lo share con un meno 1,34%. A indirizzare l'umore del mercato sono stati i deboli riscontri economici arrivati da entrambe le sponde dell'Atlantico. In Europa il PMI manifatturiero tedesco è scivolato a marzo ai minimi da oltre 6 anni. Debolezza marcata anche nel PMI francese e di quello dell'intera Eurozona. Oltre oceano il PMI manifatturiero è sceso ai minimi a circa 2 anni. Indicazioni che hanno spinto in negativo il rendimento dei bond a 10 anni e l'inversione della curva dei rendimenti dei treasury 3 mesi 10 anni. Spiccano i cali delle banche, oltre il meno 4% per UbiBanca, Unicredit e Banco BPM, meno 2,64% per Intesa San Paolo. Su quest'ultima Credit Suisse oggi ha riavviato la copertura su con rating underperform e prezzo obiettivo 1,80 euro. La casa d'affari elvetica ha anche riavviato la copertura su Unicredit con raccomandazione neutral e prezzo obiettivo a 13,3 euro. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN, vedete già l'ospite, Eros Cisidino, presidente dell'Arlef, parleremo tra poco con lei. Prima però di passare alla pagina d'approfondimento, come sempre lanciamo il treno dei servizi con quello che è accaduto da queste parti nelle ultime ore. Da oggi riapriamo la pagina informativa sui disservizi che emergono nei vari comuni delle province del Friuli orientale, tra opere pubbliche incompiute, promesse da marinaio mantenute e varie ed eventuali. Quelle cose che fanno andare in bestia, con perenni attacchi di bile, i poveri cittadini, elettori e contribuenti. Anche il Friuli fa parte dell'Italia e come tale annovera quei difetti tipici del bel paese, capaci di radicarsi anche in questa perla incastonata. Una situazione di stallo emerge sul futuro dei lavori di sistemazione del tratto della strada comunale che collega Cascina Rinaldi a Cormons, nei pressi del ponte sul fiume Iudrio a Molin Nuovo. L'ultima grande esondazione del novembre 2016 di quest'ultimo provocò una lacerazione di quasi 100 metri che portò via in pochi minuti decine di metri cubi di ghiaia, mettendo a rischio la stabilità della stessa arteria.
Da quel giorno fino in data odierna, quel tratto è stato transennato, istituendo un senso unico alternato che nel tempo ha sbiadito la segnaletica orizzontale e verticale e le transenne stesse. Da tempo l'amministrazione comunale competente per territorio, San Giovanni al Natisone, latita sul da farsi con le solite veline e litanie per mezzo stampa e social, imputando la colpa alla burocrazia e alla spending review. Intanto i rovi e le sterpaglie crescono, ma di lavori di sistemazione manco l'alba. Qualche male lingua, anche tra coloro che hanno dato fiducia nel 2014 all'attuale governo comunale, esterna che se non si prende il toro per le corna e si è senza attributi, nella stanza dei bottoni, dove si conta, tanto per capire l'antifona, nulla nasce e per questo la burocrazia e spending review non sono altro che delle fake news per depistare l'ignaro pantalone. Ci si augura che in vista delle imminenti elezioni, come per magia, faccia nascere un cantiere per mettere la parola fine a quella che viene definita la Salerno-Reggio Calabria de no altri. E le lingue di menelicche e rumori forti provocati con la bocca verso coloro che potrebbero, ma non fanno, si spengano nell'etere. Altrimenti si rischia di essere bollati dall'impietoso ma sempre verde fuori onda di Emilio Fede. Non bello per coloro che credono di contare, ma poi si fermano a uno. Nuovo stop al traffico sulla A4, questa volta per consentire la demolizione del cavalcavia sulla strada provinciale 65 tra Faullis e Bagnari Arsa, la ripavimentazione di alcuni tratti del manto stradale e rifacimento della segnaletica. Autovie Venete procederà a chiudere dalla mezzanotte di sabato 23 alle 11 di domenica 24 i tratti Latisana Nodo di Palmanova in direzione Trieste-Udine e Nodo di Palmanova Portogruaro in direzione Venezia. Nell'occasione verranno interdette ai veicoli anche le entrate ai caselli di Latisana e San Giorgio in entrambe le direzioni. Rimarrà chiuso il casello di Palmanova per chi è diretto a Venezia, aperto invece per chi dovrà dirigersi a Udine e Trieste. Le operazioni, pianificate da tempo e non prorogabili per consentire l'accelerazione dei lavori per la costruzione della terza corsia, verranno effettuate al termine della partita Italia-Finlandia, in programma nella serata di sabato 23 allo stadio Friuli di Udine, quando la gran parte del traffico di rientro dall'incontro sarà defluito. E allora, dopo il treno dei servizi, il presidente dell'ARLEF, Agenzia Regionale per la Lingua Furlana, è venuto a trovarci Eros Cisilino. Insomma, da poche settimane lei, presidente, è in sella, come si dice, c'è tanta carne al fuoco, perché insomma sappiamo che un 2019 e anche un 2020 saranno due anni fondamentali anche per quanto riguarda le lingue minoritarie. No? Assolutamente sì. Anzi, ti direi che tutti i prossimi anni diventeranno fondamentali, sempre di più, per tutelare le nostre lingue. Il Friuli è un caso particolare che si chiama in poche zone dal mondo, perché in una piccola area come il Friuli, Vignese Giulia ovviamente, vi sono quattro lingue, Furlan, Todesc, Sloven e ovviamente anche l'italiano. E che la dà una grande possibilità di imparare ovviamente al di nuovo, ma anche di poter esprimersi in lingue differenti, se vuol dire anche avere capacità cognitive, no, che si può ampliare. Ecco, lui l'ha sottolineato una roba importante, no? Perché noi vendete Arlef come agenzia regionale per lingue furlane, però chiaramente guardate se è su voli di riguardo anche a che altre situazioni che sono all'interno della nostra regione, no? Come vendete giustamente l'area germanofone, l'area slovene e l'area veneta in un certo senso che dice italiani, no? Ecco, perché comunque vadi, bisogna chiarire anche queste robe, sono queste realtà che sono presenti, no, sul territorio. Sì, noi abbiamo ovviamente ottimi rapporti anche con che altri enso, associazioni, so, in qualche maniera situazioni insomma, che possono tutelare che altri minoranze, no? E, in particolare mi ha fatto piacere questo riferimento all'area di Zinche a Chiala via Silvenit, perché effettivamente lì vi è un sportello che è importante, che fa una grande attività, che è quello di San Vito Altidiment e fa un'attività ovviamente di gran prestigio come
che alla fase che tra la Bassa Furlana, tal Agurissa e in che ovviamente tal Chiarnia Canal del Ferro Val Canale. Claro. Venga anche spontaneo domandare in un certo senso se che si fa, no? Tacchisti iniziativi, spazio che un al dis. Io tanti volte sono a torre e mi dice ah butta via i bes su che robisca, no, non è che si butta via i bes, bisogna fare culture come Dio comanda, nel senso che uno la riconosce il territorio, dopo lui mi insegna presidente che scrivi per Furlan e lei il Furlan non è la stessa roba, no? Perché bisogna anche saperlo lei il Furlan e anche saperlo scrivi, no? Perché non è proprio così facile, no? Ripartare sul toc di chiarte tutte le parole, perché anche l'alfabeto Furlan ha un po' che alcuni robis particolari, no? Beh, come è capitato, disegnato per l'italiano, non è che un al nas mestri, sicché all'impara d'un so. Ma insomma, con la società filologica furlana, i vin dai ottimi scorsi, no? E quindi a saresti il caso magari di svicinarsi. Ovviamente avevamo mantenuto il dialetto locale, sicché all'esiste il furlan come lingua, però ovviamente io, come chi stai sentendo, ti sto chiacchierando il mio dialetto locale, sicché al fosse il direttore dall'Arlef, ovviamente, avrei un altro tipo di furlan che alle pui disin coine, pui standard. Grammaticale. Pui, ecco, io i tenga tegni il me, sì. E lui alle ius che al tignedi, insomma, un furlan che al vedi anche connotazioni di ufficialità. Claro. Ecco. Ma per far capire bene anche di persone, no? Perché tanti volte si chiacchiare, si tabà, il furlan, così colà, giustamente ognuno dopo, dal nostre zone, ben burla, nostra inflessione, no? Tal modo di chiacchierà. Ma anche per disegno se torna in particolare avviarsi voi magari ai giovani, no? Che sono abituati a chiacchierà, magari non sai inglese, piuttosto che altri lingue internazionali, oltre al italiano, chiaramente. Ecco, fai capire che è importante mantenere vive la propria tradizione, chiacchierare per Furlan. Ecco, se si sta muovendo l'Arlef in questo momento, parlerei di sburtare a Sizzovi, oltre alla scuola, con altri iniziativi. Beh, intanto farei una premessa, che praticamente i giovani hanno una grande predisposizione verso il furlan, sono una lavoro positivo, se lo chiacchierano fin tra mai di più dice che si chiacchierava una volta. In realtà, che chi sono DAS che assalto in fuori dall'Università di Udin, che in realtà, come che torni a dire, in un primo momento era in stascrodus, perché uno al dice, ma insomma, sarà stabile il furlan, non sarà in crescita, no? Invece sta crescendo e Kist probabilmente al deriva di una varietà di fattori che come può essere in sta tanta chiacchierà. L'Arlef al CIR ovviamente di dà il suo contributo, speriamo sempre più importante, l'antagi sempre su queste fasi di età, che partissimo proprio dalla prima infanzia con proiezioni che sono anche che riguardano insomma i primi giornali di vita, no? Quando avendo il nostro cofanut, no? Nasce e cresce con poi lenghis, no? È un cofanut lì che magari i genitori acchiattano, no? Già indicazioni importanti, e dopo ovviamente i riving alle scuole che una volta si chiamavano, no? Elementari, sono primari, spring grado, no? Second grado che viene davanti, tra l'altro come anche un dei concorsi che all'estate mettuto in vora proprio per la fiesta del Friul, che riguarda a Ducchio, che è il 7 di aprile a Gurissa, che sta in città importantissima. Capoluogo del Friuli orientale. Esattamente, ma città importante anche per le scelte politiche sulle autonomie locali, che in questo momento si vanno a pronta. Per cui è importante che si venga di proprio da Gurissa a Viodi, ovviamente sì che si può fare per il furlan, ma in chi insomma per cercare di sostenere la città in sé e tutto il territorio che è importantissimo. Noi abbiamo scoperto una grande capacità di esprimere il furlan proprio in provincia di Gurissa. Hai veduto agli occhi questa roba, che è più in tutto forse che in altre zone della provincia di Udine, no? Un certo attaccamento forse più fuori, soprattutto in questo periodo da che si sente vos, diciamo così, crex, come si dice, no? Chi crex che lasci no ben sperare, insomma, ma non che in questo momento stai chiacchierando di politica, stai chiacchierando di furlan, stai chiacchierando di che la cultura e la storia dal Friul, come giustamente ha detto il 6 di aprile, la fiesta è il 3.
però giustamente con l'età domenica e dopo il 7 allora bisogna si fa la festa delle patrie dal Friuli. Io ringrazio il presidente dell'Arlef che è venuto a Chiatanos, o spero insomma di avere con lui, magari non si sa mai, di avere anche altri rapporti che riguarda magari le iniziative che l'Arlef il promuove, no? A livello territoriale, magari con una rubricuta, insomma, vedi, stai lavorando, come si dice. Assolutamente assolutamente positivo. Ecco, mi metto un tot di Leng e plantato un cloud, dopo vedenza che ven fuori, insomma. Io ringrazio Eros Cisilino, presidente dell'Arlef del Friuli Venezia Giulia, noi parliamo, come vedete, la lingua nostra, ma la capiscono tutti, il friulano si capisce, e non venite a dire che non si capisce, perché dobbiamo mantenere le nostre tradizioni vive, e la TV anche questo mezzo di comunicazione come tale deve percorrere i tempi, come si dice, altro che barzellette. Grazie ancora Presidente, complimenti e buon lavoro. L'informazione dal Friuli Venezia Giulia termina qui, dopo il break pubblicitario come sempre la linea al Veneto. Bentrovati anche con la nostra redazione del Veneto, in apertura la cronaca. Scontro tra auto e moto oggi a Onigo di Pederobba nella Marca Trevigiana attorno alle 12. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale Feltrina. Sono gravi le condizioni di un 35enne residente a Solagna nel Vicentino. Il centauro, subito soccorso dagli infermieri del SUEM 118, è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale Caffoncello di Treviso con ferite molto gravi. Le sue condizioni appunto preoccupano, ha riportato un forte trauma cranico ma anche una frattura facciale, una contusione bilaterale ed altri traumi. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Stradale di Vittorio Veneto. E ancora un grave incidente sul lavoro in Veneto, a Romano Dezzolino nel Vicentino, ha perso la vita un 54enne, il sinistro è avvenuto all'interno di un'azienda che si occupa appunto di fonderia. L'uomo è stato trovato da alcuni colleghi a terra privo di sensi con ustioni al corpo. L'incidente sul lavoro è accaduto ieri sera. Secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto ustionato da un macchinario su cui stava lavorando e sarebbe quindi caduto poi a terra, secondo appunto quanto ricostruito in prima istanza. La Prefettura di Venezia ha comunicato in data odierna che a seguito delle dimissioni del sindaco di Eraclea Mirko Mestre, divenuti irrevocabili in data 21 marzo, si è verificata l'ipotesi dello scioglimento dell'organo consiliare. Il prefetto Vittorio Zappalorto ha quindi sospeso con provvedimento firmato in data odierna il Consiglio Comunale di Eraclea in attesa che ne venga disposto lo scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica. Il viceprefetto aggiunto Giuseppe Vivola, in servizio presso la Prefettura di Venezia, è stato nominato commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente con i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Domani pomeriggio invece, non prima delle 14, nella chiesa principale di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce verranno celebrati i funerali della 34enne Francesca Schirinzi, la mamma di Annone Veneto deceduta la scorsa settimana dopo il parto all'ospedale di Oderzo dove aveva dato alla luce il suo secondo genito, un maschietto. Alle esequie parteciperà tutto il paese. Castrigliano del Capo è una località del leccese che non supera i 2000 abitanti, ovviamente è un piccolo paese dove tutti si conoscono e che ovviamente tutti sono rimasti profondamente addolorati e colpiti dalla morte di una mamma così giovane. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha individuato nel prossimo 26 maggio la data per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il Governo proporrà pertanto questa data al Presidente della Repubblica che indirà con proprio decreto i comizi elettorali. Contestualmente è stato comunicato come nella medesima data si svolgeranno anche le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 9 giugno 2019. Tanto si è parlato di maltempo nelle scorse settimane, del famoso maltempo che ha flagellato il Veneto, ma il tutto si approfondirà lunedì a Padova. Sentiamo.
Un seminario per presentare una fotografia dell'emergenza veneta vissuta nell'autunno del 2018 a seguito della gravosa ondata di maltempo. Se ne parlerà lunedì a Padova alle 9 presso l'auditorium dell'Orto Botanico. Il seminario ha come obiettivo un'analisi tecnica dell'evento meteorologico estremo abbattutosi sul Veneto lo scorso autunno e denominato dai meteorologi Tempesta Vaia, proponendo una riflessione sulla gestione dell'emergenza e delle azioni di difesa del territorio previste nelle fasi successive a quanto accaduto. Interverranno i Vigili del Fuoco con il Corpo Nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile, ma anche la Regione Veneto e l'Università di Padova che hanno organizzato il convegno. Due le sessioni previste: nella prima, coordinata da Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, sono previsti gli interventi di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Nazionale, che parlerà di come in Veneto, in occasione dell'emergenza dello scorso anno, sia stato applicato per la prima volta il nuovo Codice di Protezione Civile Nazionale, ma anche Fabio Dattilo, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nella seconda sessione, coordinata da Luca Sopelsa, direttore della Protezione Civile e Polizia Locale della Regione, sono previsti gli interventi di Alberto Lucchetta, dell'ARPAV, del professor Luigi Dalpaus, ma anche di Andrea De Broi, dell'ANA, e di Nicola Dell'Acqua, direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio Regionale. Oggi a Venezia il governatore del Veneto Luca Zaia ha incontrato a Palazzo Balbi l'ambasciatore in Italia della Repubblica Federale tedesca Victor Elbling e il console onorario per il Veneto Paola Nardini. Al centro delle conversazioni proficui rapporti tra il Veneto e la Germania. La regione Veneta è infatti uno dei partner privilegiati nell'interscambio economico italo-tedesco, nonché storica interlocutrice di antiche relazioni culturali. Governatore e ambasciatore hanno ribadito le ragioni di amicizia tra i due popoli e hanno approfondito le possibilità di sviluppare rapporti economici e relazioni di scambio sempre più strette tra i due paesi. A Cavarino Treporti, apriamo la pagina del Veneto orientale, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due cittadini americani, di cui uno minorenne. Sono ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso di due biciclette. I due facenti parte di una comitiva di studenti in vacanza che alloggiava in un hotel di Cavallino sono stati notati all'interno di un cortile condominiale tentare di impossessarsi di un paio di biciclette. Da Cavallino a Jesolo, canoni di locazione fittizi per subaffittare a clandestini, denunciata dai carabinieri una donna. Sentiamo. Ieri sera i carabinieri di Jesolo hanno proceduto al controllo di un appartamento dove era stato segnalato un sospetto via vai di persone. All'interno dell'immobile, situato in piazza Tomaseo, sono stati trovati due soggetti extracomunitari ed in particolare uno dei due, un trentenne, risultava aggravato da un recente decreto di espulsione non ottemperato ed inoltre con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. I militari dell'arma hanno inoltre scoperto dei fittizi canoni di locazione stipulati tra la proprietaria, una donna italiana di 57 anni, e un cittadino egiziano classe 1976 che ha sua volta subaffittava con la complicità della donna, stipulando, secondo i carabinieri, i suddetti finti contratti ad altri stranieri regolari. Mentre per il clandestino sono state avviate le pratiche per l'accompagnamento coatto ad un centro per il rimpatrio e la conseguente espulsione dal territorio nazionale, per l'italiano e l'egiziano è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poiché davano alloggio al fine di trarne ingiusto profitto a stranieri privi di titolo di soggiorno, è scattato il sequestro dell'appartamento come previsto dalla normativa in materia ai fini della confisca. Arriva una notizia dell'ultima ora, grazie al collega Rosario Padovano. Enorme dolore nel porto ugrarese, si è spento questa sera nel nosocomio della città sulle rive dell'Emene il famoso chef Gigi Zanco, 68 anni, di Concordia Sagittaria. Zanco, assieme ad altri cuochi, inventò la Renga d'Oro, il prestigioso concorso che unisce il porto ugrarese e il pordenonese. Lascia la moglie e due sorelle,
ovviamente elencare tutte le iniziative legate al mondo della cucina a cui ha partecipato è impossibile, perché sono state davvero tante. Davvero nato e cresciuto a Concordia, la patria della renga, Zanco assieme ad altri cuochi, come detto, inventò proprio la renga d'oro. A Concordia anche la giornata delle associazioni, ha fatto da docente numerosi show cooking, dalla fiera di Santo Stefano a Concordia alla fiera dell'Alto Adriatico di Caole. Innumerevoli le iniziative targate dall'ASCOM a cui ha preso parte, una figura molto nota sul territorio del Veneto orientale. Porto Gruaro, all'ospedale oggi è stata presentata ufficialmente il nuovo primario, il nuovo direttore dell'unità operativa del pronto soccorso, è la 53enne Miranda Zoleo. Allora l'abbiamo intervistata. Miranda Zoleo, dottoressa, nuovo primario, anzi direttore dell'unità operativa del pronto soccorso, benvenuta innanzitutto. Ecco, come ha colto questa vincita, insomma, del concorso, e che lavoro ci sarà da fare a Porto Gruaro? Allora, insomma, la vincita del concorso è stato un momento di grande gioia personale, di incredulità quasi, di grande soddisfazione professionale, e successivamente, come dicevo, l'accoglienza è stata ottima da parte dei collaboratori, da parte delle apicalità che mi hanno fatto sentire fiducia, sostegno, desiderio di fare e di costruire, e questo mi sembra estremamente confortante, ecco, per un professionista. Ecco, lei diceva prima in conferenza stampa ci sono delle spiagge, ci sono per tutta la costa veneziana oltre 26 milioni di turisti, Porto Gruaro è centrale in questo senso per Bibione e per Caole, ma non solo. Sì, noi abbiamo anche a volte diciamo persone provenienti da Jesolo, persone provenienti adesso dal Cavallino Tre Porti, che mi dicono essere una nuova acquisizione che non c'era gli anni scorsi, e siamo pronti, ecco, a fare fronte sia fornendo nostro personale sia accogliendo i pazienti che naturalmente non possono essere completamente trattati all'interno dei PPI. Ecco, lei viene da un'esperienza all'azienda ospedaliera di Padova, quindi grandi numeri li conosce, li ha già affrontati. Che esperienza si porta alle spalle? Ma io direi che mi porto una cosa, la cosa più importante forse che porto con me è la necessità di un ambiente sereno e di una situazione con la possibilità di gestire adeguatamente gli spazi. Ed anche questo mi sembra che a Porto Gruaro, al pronto soccorso, ulteriori spazi che per noi significano non tanto lavorare meno, ma quanto lavorare anche di più, ma meglio. E questo pure è un punto estremamente importante. Sentiamo anche il direttore generale dell'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale, Carlo Bramezza, oggi ovviamente alla presentazione del nuovo primario di pronto soccorso. Questo ospedale è destinato a diventare sempre di più un punto di riferimento non solo nel Veneto orientale, ma per tutto il portoguarese e per la bassa friulana. È un ospedale che sta facendo attrazione anche da oltre confine, e per questo motivo è intenzione del nostro presidente della regione, di Luca Zaia, di arrivare ad un ampliamento di questo ospedale. Stiamo studiando un progetto per che dovrò presentare al presidente nei prossimi giorni, per ampliare appunto l'ospedale stesso. Nel frattempo stiamo partendo con degli importanti lavori, stiamo facendo la nuova piastra ambulatoriale al piano terra, che permetterà di liberare degli spazi attualmente qui dietro il pronto soccorso, proprio per ingrandire il pronto soccorso di Porto Gruaro. E il primo piano dell'ospedale, stiamo creando la nuova dei mixer di altri 20 posti letto per la chirurgia. Conferenza stampa questa mattina a Porto Gruaro invece da parte del Comitato San Nicolò. Tra i temi sul tavolo, la qualità dell'aria, il traffico in zona e non solo. Il Comitato, presieduto da Ennio Vitta, ha ribadito come nel tempo non abbia ricevuto le risposte dalla politica locale, per questo ha annunciato oggi la propria candidatura alle prossime elezioni comunali di Porto Gruaro. Ci concentreremo in tutta la città, puntando sulla riqualificazione di alcune vie come Trieste e Matteotti ed anche di alcune aree degradate. Tra l'altro domani avremo il presidente del comitato Ennio Vitta nel nostro telegiornale.
Apriamo con lo sport pallamano, la Serie 1 femminile è ferma per la sosta, si riprenderà la settimana prossima con Salerno-Oderzo, sfida decisiva per la qualificazione al girone di play-off, cui accederanno le prime sei classificate del girone unico. Gioca solo la squadra di Serie 2 maschile dell'Oderzo, neanche il tempo di assaporare la vittoria contro l'Arcom HMT, che il calendario riserva la prova regina dell'intero campionato, il match salvezza contro il Crenna. Si gioca a Gallarate nel Varesotto con inizio fissato alle 18.30 domani. Di fronte due grandi decadute del campionato, entrambe lo scorso anno ai vertici, tanto da disputare le Final 8 di Borgo San Lorenzo, ad arrivare entrambe in finale dove poi si è imposta Oderzo. A proposito di sport, domani giocherà anche il Porto Gruaro Calcio, sabato 23 marzo alle 14.30. I Granata sono attesi da una trasferta impegnativa in terra trevigiana contro il Vazzola. Porto Gruaro che continua ad essere in testa alla classifica con 65 punti, alla pari del Crocetta Montello, che davvero sta dando vita, entrambe stanno dando vita davvero ad una bellissima sfida, un bellissimo testa a testa. Ancora sport, sabato 23 marzo, domani quindi si svolgerà uno spettacolo di danza con inizio alle 18 al Palasport di Caorle, si esibiscono le piccole stelle della danza, ad organizzare il tutto la SD Balletto Italiano. Chiudiamo con Bibione, le passeggiate a sei zampe, cioè i padroni accompagnati dai propri cani, saranno al centro di un'attività motoria che verrà ospitata nella nota località balneare dell'Alto Adriatico. L'appuntamento, valido anche per i turisti, si svolgerà domani alle 14 all'incrocio tra via Baseleghe e via Brenta. Organizzerà questo evento il gruppo Marciatori di Bibione. I percorsi sono della distanza di 8 km, ognuno potrà scegliere il proprio passo, si andrà dalla semplice passeggiata alla camminata veloce per poter affrontare il percorso con i propri cani. L'iniziativa si chiama Camminare è Salute. Giornate fai di primavera a Porto Gruaro, ancora in programma nel weekend, sono ovviamente delle giornate dedicate tutte all'ambiente. Domani sabato 23 marzo dalle 15 alle 18 in Villa Comunale di Porto Gruaro, ma anche a Palazzo Marzotto e a percorso Città Ideale di Villanova. Poi si continuerà anche domenica 24 dalle 10 alle 18 in Villa Comunale a Palazzo Marzotto, ma anche al percorso Città Ideale di Villanova e alle cantine Santa Margherita. Le giornate di primavera organizzate dal Fondo per l'Ambiente Italiano a Porto Gruaro. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Sabato, cielo generalmente sereno, precipitazioni assenti, temperature. Prevarrà un contenuto aumento salvo valori minimi localmente stazionari, un leggero calo sulle zone centro-meridionali. Venti in quota deboli dai quadranti nord-orientali, al più localmente moderati a tratti sulle prealpi. Altrove generalmente deboli di direzione variabile, salvo una lieve prevalenza dai quadranti nord-orientali sulla costa al mattino. Mare poco mosso, anche quasi calmo, specie sotto costa dal pomeriggio.